Ok, eccoci qua, siamo in compagnia di due amiche di Radio Incredibile perché ci siamo incontrate anche in altre occasioni. Però lascio a voi il microfono per presentarvi un attimino e per coloro che magari non vi conoscono. Voilà. Ciao, sono Gaia Segattini, mi occupo di divulgazione sui social network per quanto riguarda tutto il mondo della nuova imprenditoria, dell'artigianato digitale, del Made in Italy e della sostenibilità in campo tessile. E da 4 anni sono anche fondatrice di un brand di maglieria sostenibile che si chiama Gaia Segattini Knotwear. Ciao, sono Daniela Diletti, sono imprenditrice, ho fondato un mio brand che si chiama La Marchigiana, produco scarpe e borse, sono anche docente e da poco ho fondato un progetto, ancora lo chiamiamo così, che si chiama Gilda e che ha lo scopo di aiutare le piccole imprese italiane per lo più, artigianali, a raggiungere nuovi mercati, specialmente quelli esteri. Ok, allora, ancora non siete salite sul palco, vi va di darci una pillola, un paio di anticipazioni su quello che ci dobbiamo aspettare? Parleremo di artigianato digitale, parleremo di un problema che c'è di comunicazione riguardo tutta una parte, diciamo, della manifattura che mette insieme contoterzisti e gli artigiani digitali e di quello che sono le loro potenzialità. Sì, in particolare partiremo con un video che abbiamo realizzato qualche tempo fa durante la pandemia perché vogliamo un po' mettere il dito nella piaga, cioè dire che noi artigiani digitali esistiamo anche se un certo tipo di comunicazione ancora non ci ha scoperto, quindi è un modo anche per emergere rispetto alla comunicazione tradizionale. Allora, ultima domanda, non so se i ragazzi del pubblico avevano richieste particolari, se no vado io con l'ultima. E si parla tanto di fare rete nella nostra magica regione che in queste ultime settimane purtroppo è stata ferita in modo anche abbastanza marcato. Non c'era solo il terremoto, adesso ci si è messa anche questo evento così idrogeologico di cui ne avremmo fatto volentieri a meno. Il bello di fare squadra, voi ne siete un esempio, ma anche fare rete con altre realtà come è stato magari con il microbiscottificio Frolla o altri progetti. Come possiamo noi oggi cercare di prenderci per mano e rialzarci? Perché noi ormai siamo purtroppo abituati, ma non vogliamo abituarci a questo. Quindi quali sono i vostri input o il vostro esempio da portare magari agli altri che vedranno questa intervista e degli input che volete lasciare anche al di fuori di questo evento brand? La comunicazione digitale degli ultimi anni è una comunicazione one to one, quindi persona per persona, e di conseguenza ci fa essere più persone e meno ruolo davanti agli schermi. È chiaro che il momento che ci rappresentiamo per come siamo, con i nostri pregi, difetti e interessi, possono nascere dei feeling, delle simpatie che vanno al di là del tipo di prodotto che uno realizza e del tipo di servizio che offre, ma una maniera di fare impresa. Questo tipo di sinergie vengono poi sviluppate con collaborazioni, con progetti insieme che servono anche per far uscire il nostro prodotto o quello che facciamo fuori dalla nostra bolla autoreferenziale. Io vengo da Force, che è un paese vicino ad Ascoli Piceno, che ha subito invece molto fortemente i danni del terremoto. Se c'è una cosa che ho imparato da quell'episodio drammatico è che nelle Marche abbiamo la capacità di trasformare un evento tragico in un'occasione. Ecco, come è successo per il terremoto, come è successo per Frolla, il dramma ha stimolato il coinvolgimento. Ecco, evitiamo di aspettare il dramma, cerchiamo di entrare in dialogo, soprattutto con i nostri competitor, perché è un tabù quello di entrare in relazione con i competitor, e di fare squadra, a prescindere da quello che capita attorno alle Marche o dentro alle Marche. Io vi ringrazio ragazze e a tra poco sul palco, quindi vi ascolteremo. Grazie a voi. Bene. Vai.